Mattia Rolando e Massimo Dal Masso, siete qui per parlare dell'iniziativa che ha avuto il termine nei giorni scorsi, un gol per la beneficenza. Sono stati raccolti diversi soldi che andranno a sostegno appunto delle iniziative dell'associazione in memoria di Alberto Dal Masso. Mattia, qual è la sensazione di aver contribuito a questa causa? No, sicuramente sono molto felice e mi ha fatto molto piacere, ho saputo dell'iniziativa, l'ho seguita e sono contento che sia raccolto una bella cifra e sono onorato di aver fatto parte di questa iniziativa e di questa associazione. Massimo, invece, sì. Ciao. Vuoi parlarci un po' di come nasce l'associazione, di chi era Alberto e di quali saranno quelle iniziative che andrà a finanziare i fondi raccolti? Sì, certo. Beh, l'associazione nasce purtroppo dopo che Alberto ci ha lasciati, dopo una malattia che era stato un virus sostanzialmente che ha contratto in terapia intensiva, che quindi diciamo che ha fatto un intervento, ma l'intervento è andato benissimo, solo che purtroppo poi questo virus, in terapia intensiva dovrebbe essere un ambiente asettico, un ambiente, e invece purtroppo è successo quello che non sarebbe dovuto succedere. Alberto era un giornalista della Sesia, tifosissimo della Pro, da ragazzino ha giocato nella Pro fino all'età di 14 anni, quindi dai pulcini, diciamo così, dei primi calci fino ai giovanili, poi è stato fermato da questo problema cardiaco, che però non gli ha precluso il fatto di dover fare attività sportiva, non a livello agonistico, ma lui ha continuato con i suoi amici a giocare fino all'età di 27 anni, fino a pochi mesi sostanzialmente prima che succedesse quello di Parabola. E niente, i ragazzi, gli amici, noi insomma abbiamo pensato che sarebbe stato bello continuare a farlo vivere in mezzo a noi, creare un'associazione, una onlus. Allora sono già fatto parecchie cose, per la pediatria, per l'ospedale di Vercelli, abbiamo riempito la città di defibrillatori, insomma abbiamo diverse iniziative in corso, per la Croce Rossa, insomma stiamo cercando di tenerlo vivo e sempre comunque in mezzo a noi. In più l'ultima cosa carina che sta prendendo, cioè dovrebbe essere quasi addirittura d'arrivo, è questo incontro che abbiamo avuto con l'ospedale di Verona e con l'Università di Verona per il discorso per la ricerca contro le malattie infettive, sostanzialmente per i virus che vengono contratti nelle terapie intensive, eccetera. E è nata questa idea di creare questo software che girerà non solo a Verona, in Veneto, perché l'idea nostra è anche della stessa Università di Verona, di farla poi circolare a livello nazionale. Adesso dovrebbe partire col prossimo anno, è un impegno finanziario perché diciamo che poi tutto quello che riguarda il finanziare questa cosa è ovviamente a carico nostro, però insomma siamo abbastanza fiduciosi che andrà a piede. Ecco. Invitiamo tutti i tifosi a sostenere i vostri progetti, avete se non sbaglio un sito internet, se avete lasciato magari contatti, un sito internet, anche una pagina Facebook. Abbiamo una pagina Facebook, un sito internet, sì. Esattamente, sì. Per questa iniziativa volevo dire anche due parole di ringraziamento, perché la Pro Vercelli come società ci è sempre stata vicina, devo dire, prima con l'altra dirigenza e da quando è stata costituita questa nuova dirigenza, diciamo che la cosa è continuata e quindi io volevo ringraziare proprio perché questa iniziativa intanto è un'iniziativa che va nella giusta direzione, perché noi comunque con questi soldi che sono stati raccolti con altri eccetera eccetera, noi possiamo continuare a finanziare i nostri progetti, insomma fare del bene sostanzialmente con questo, e quindi volevo ringraziare
tutta la dirigenza della società che ha avuto questa idea carinissima nei nostri confronti.